Io credo che tutti gli emendamenti che stiamo esaminando e che riguardano con vari tentativi, con vari approcci la riforma della legge sulla cittadinanza vadano presi con la massima considerazione che, a differenza di quanto sostenuto dal collega Russo di Forza Italia, sia sempre tardiva l'occasione in cui noi li esaminiamo, perché veniamo da 4 legislature nelle quali le aspettative di centinaia di migliaia di persone sono state disattese, sono state tradite, le aspettative di una riforma della cittadinanza. E mi permetto di sottoporre ai colleghi le parole che poche settimane fa il Presidente della Repubblica Mattarella, in viaggio di Stato in Brasile, ha ritenuto di esprimere con grande enfasi, lodando i paesi che hanno la capacità di avere norme sulla cittadinanza con percorsi rigorosi ma che facilitino la trasformazione da migranti a cittadini, e lo diceva nei confronti del Brasile e nei confronti di altre realtà nelle quali ci sono sistemi basati sullo ius soli. Noi sappiamo che in nessun paese europeo c'è uno ius soli puro, ma sappiamo anche che in nessun paese europeo c'è un sistema basato sullo ius coli. Questo perché, colleghi? Perché la verità, che spesso nel dibattito pubblico non vogliamo guardare in faccia, è che nel nostro paese ci sono tante ragazze e ragazzi, bambine e bambini nelle scuole, stranieri senza cittadinanza, perché è estremamente difficile, se non proibitivo, per le loro famiglie assumere la cittadinanza e acquisire la cittadinanza. Perché se nella legge italiana c'è un requisito di 10 anni di legale soggiorno continuativo, oltre ai requisiti del reddito, della assenza di reati, della conoscenza della lingua, più i 3 o 4 anni del procedimento amministrativo, cioè 13 o 14 anni per acquisire la cittadinanza, è evidente che a quel punto il figlio di 6, 7, 10 anni non avrà la cittadinanza. Allora, dobbiamo dircelo chiaramente, il dibattito di questa estate non può trasformarsi in un modo per abbassare l'asticella della portata della riforma che noi dobbiamo ottenere. Perché questo è il rischio. Colleghi di Forza Italia, non è possibile sentirsi dire da quegli italiani senza cittadinanza, da quei nuovi italiani che attendono, ma anche da noi che proviamo ad aiutare questa riforma, che non è questo il momento di discuterne. La legge sulla cittadinanza non riguarda solo chi aspetta di diventare cittadino italiano, riguarda il futuro del paese. Quale futuro del paese noi abbiamo in mente? Allora, voteremo favorevolmente, ringrazio il collega Berruto come gli altri colleghi che hanno presentato emendamenti su questo, ma ricordo che in questo momento le associazioni di italiani senza cittadinanza ci hanno chiesto di sostenere un'iniziativa referendaria che riduca quel lasso di tempo da 10 anni a 5 anni, come ha fatto la Germania nel mese di giugno, portandolo da 8 a 5. È un inizio concreto che si può, e io credo dopo la discussione di oggi si deve fare. Nel paese c'è una maggioranza di italiani che vuole questa riforma, forse anche in quest'aula, se assume il coraggio e la volontà politica, ci sarebbe una maggioranza, ma intanto siamo al fianco degli italiani senza cittadinanza.